Ci siamo, finalmente è arrivato Stellar Blade e possiamo iniziare con il primo episodio di questo titolo. Ho già fatto la demo, quindi so un po' cosa aspettarmi, ma qui rifaremo gli eventi della demo vedendo se è cambiato qualcosa effettivamente rispetto alla prova dimostrativa o se è rimasto tutto uguale, il gioco è fondamentalmente lo stesso. Vediamo cosa ci riserva dopo tutte le polemiche sull'aspetto della protagonista e sulla tipologia di gioco e sul tipo di gameplay. Ho visto un po' di recensioni. Valori positivi, ma comunque sotto l'8, che per le recensioni normali è qualcosa di non propriamente positivo, però vediamo un po', proviamolo con mano, ovviamente in modalità normale, perché almeno si gioca. Anche perché se la scelta è modalità storia, significa che proprio non si gioca. 최종 브리핑 전달합니다. 현 시간부로 제7 강화 부대는 제3지구를 점령 중인 알파 네이티브들을 섬멸하고 엘더 네이티브를 포획 또는 제거한 것을 목표로 강화합니다. 드라포드 전기 대기로. 디텍트 라인 임계점까지 1분. 이 sembra che inizi proprio come la demo. 임계점 돌파했습니다. 실드 정비합니다. Ho messo i dialoghi in coreano, eh. Gioco tutto in lingua originale quello che posso, quindi. Sentirete, se sono i sottotitoli sentirete però la lingua coreana. Vengono lanciati con delle navicelle come se fossero truppe da sbarco fondamentalmente in una zona di guerra, quindi poi c'è da capire perché questa estetica di questi personaggi, chiaramente se c'è una spiegazione o se semplicemente sono così. Credo che la grafica sia leggermente migliorata, le impostazioni che usiamo sono quelle bilanciate. Altrimenti favorirei comunque gli FPS. 07531. Pod ranking 완료. Physical shield 제거. Hatch open. Hatch가... 어서... 제발... Veniamo estratti da, diciamo, la compagna, la partner che abbiamo visto anche nella demo. Siamo automaticamente rivestiti. La musica simile a quella di Nier Automata. Devo riprendere un po' di manualità, che la demo l'ho provata volta scorsa.
Uscita mi sa più di un mese fa ormai. Abbastanza sanguinolento anche. Hanno messo, secondo me, hanno migliorato la reattività della parata, che blocca, certo non è proprio rapidissima, ma però ti dà la possibilità probabilmente di attaccare e parare al volo, cosa che prima non faceva bene. Ibe. Abbiamo le pozioni che non sono più le fialette. Se attaccano in due, uno lo prendi. E anche se sulla sequenza è parecchio, forse dovrei dare proprio priorità agli FPS. Però diciamo la parata impatto funziona abbastanza bene. Anche se lì c'è qualcosa. Ora solo un'uscita lampeggiante. Qua la demo sono morto perché ho preso in pieno tipo questo. A un certo punto non si vede niente. E mi ricordo che c'era una specie di piccola fight. La demo era abbastanza lunga volendo, quindi per arrivare allo stesso punto. Però comunque ci vediamo le modificazioni. Mi sembra che comunque sia un po' tutto più fluido, chiaramente. Anche l'aspetto grafico sia un po' migliore. Non sono sicuro che manterrei bilanciata, perché comunque gli FPS... non so se sono effettivamente 60. Sono morti tutti i suoi compagni. Ma quella è una cravattina? Outfit un po' ridicolino. Io credo che il coreano sia la lingua originale del gioco. Poi hanno caratteri diversi, nel senso che Taki sembra molto più adulta, molto più anche più matura, probabilmente è anche un grado superiore a lei nell'esercito. Lei sembra molto... ancora imbarazzata, ingenua.
Però il combattimento lo andiamo a fare. Devo riprendere la mano. Alla demo ero arrivato che non venivo colpito, ma... Allora, secondo me sembra macchinoso. Non faccio in tempo, devo calcolarla prima la parata, per dare un feedback dei colpi. Giù, abbiamo fatto più male noi che lui a noi. Alpha는 아니었지만 강력한 놈이었어. 잘 싸웠어. Infatti lei è probabilmente una delle prime battaglie. Body frame에 문제가 심각해 보여. 어서 레퓨지 캠프를 찾아야 돼. 잠깐 이브. 뭔가가 있어. 이브. 이브, 괜찮아? questo sembra molto più potente. Ed è un alfa. Un po' demoniaco. Mi ricorda qualcosa di... qualcosa di horror. Non mi ricordo se era... non Ghost War Tokyo, però qualcosa di simile. E mi ricordavo lei perde il braccio così, per proteggere lei. Ma non solo il braccio. E per proteggere lei si sacrifica. Si intravede delle strutture che sembrano un po' robotiche, però anche un po' antropomorfiche, con parte, diciamo, di carne e sangue, un po' tipo i gecko di Metal Gear. Non so se ho impostato un po' la luce un po' bassa. Tutto ricorda chiaramente un po' Nier Automata, e questo l'ho detto anche nell'anteprima che avevo fatto un po' del gioco, delle impressioni della demo. Non tanto come gameplay, perché come gameplay non c'entra tanto, però come atmosfere, ovviamente con la musica, come prospettiva anche della trama e del racconto, sembra molto Nier Automata. 조용하구나. 그래도 긴장은 풀지 않는 게 좋아. 알파 네이티브가 있는 곳이니까. La caratterizzazione dei visi, l'estetica, a me non dispiace. Si vede che graficamente non ha tutte le risorse per fare qualcosa di iperperfetto.
Però comunque secondo me se la cava. Soprattutto la caratterizzazione dei volti dei personaggi è interessante. Forse rispetto alla demo si vedono anche più dettagli sul viso di lei. Eidos 7. 마지막까지 대항했던 최후의 전장. 그리고 거상의 도시라고도 불렸던 곳이지. 뭔가가 떨어져. 낯선 감각. Il feedback aptico della pioggia sul DualSense è sempre qualcosa di clamoroso. 천천히 하자고. 우리에겐 할 일이 있으니까. Ora abbiamo anche noi un robottino che ci accompagna un proprio come in era automata. Perdone Adam, raggiungi la sala archivi, ok. E, però ovviamente questo è, una, diciamo, è riferito a una, un personaggio vero che esiste effettivamente, che è il nostro compagno all'interno della nave. Infatti bisogna premere, non vengono presi in automatico gli oggetti. Ci può stare. Indaghiamo. Abbiamo il codice d'accesso che dovremmo anche ricordare, che sono lettere peraltro greche, ma si chiama Eidos. Ci può stare. Queste restituiscono oggetti, come nei giochi giapponesi, se distruggi tutto qualcosa di base c'è. Il nostro codice era... questo Roa Roa, ma non è Roa Roa. Se non sbaglio lei nuota anche, esatto, ti possiamo anche immergere. Magari si possono trovare cose interessanti. Anche il mixaggio della musica è, secondo me, gestito abbastanza bene. Sotto l'acqua era un pochino più ovattato, giustamente. E io, come ho detto, anche rispetto al gioco, a me ricorda comunque più un Souls come impostazione. Però non è un Souls puro. Alla fine, però... ti pone a giocare in questo modo, cioè ti pone a giocare con lock sul nemico, movimento oculato, posizione di parata. Non è proprio un Souls, però diciamo che è la cosa che si avvicina un po'. E qui, se non sbaglio, c'è il primo micro campo base che possiamo attivare, piccoli accampamenti. E mi pare che sedersi ripristina i nemici. È una meccanica dei Souls, non è proprio Hyper Soul, ma qui possiamo anche cambiare la musica. E qui possiamo rompere le casse perché non si possono aprire. Qui possiamo impostare le abilità che di base non abbiamo. Ah, mi ha lasciato le abilità che già ho. Mi ha lasciato l'abilità della demo, però. Mentre la schivata perfetta me l'ha data adesso perché era quella che mancava. Credo che mi abbia lasciato le cose della demo. O è il bonus pre-order. Cioè tutte le combo di questo tipo ce l'ho in bonus pre-order. Credo, perché mi sembra che addirittura non avevamo tutti i riquadri, tutti i gruppi di abilità. Sì, non c'è proprio tutto, anche se... perché questo potrebbe essere acquisito. Ok, va bene.
Però ricordo che, non mi ricordo se, cioè non mi sembra che ci fossero tutte le abilità all'inizio, così tante abilità all'inizio, però magari mi sbaglio io. Devo fare una pausa, ma che ho iniziato? Ah no, vuole che ci sediamo. Ok. Ibu, ti devi sedere, Ibu. Giustamente lei riflette sui ricordi e su quello che è accaduto. E qui capiamo come si è legato a lui, perché Taki è morta. Poi è arrivato lui e l'ha salvata, perché lei era un fin di vita, se no non sarebbe potuta sopravvivere. Sono preso. Finché si tratta di combattere un po' di nemici, lo facciamo. Non è un problema. E qua davanti, infatti, abbiamo un altro tipo di nemico un po' più potente. Vari oggetti vari e una cassa migliore. È uno stile grafico che non riesco a capire. È vero che io tolgo tutto, aberrazione cromatica, motion blur, grana della pellicola. Forse la grana qua ci vorrebbe un pochettino perché se vediamo le texture anche qua a terra non è che siano particolarmente brillanti, particolarmente dettagliate. Quindi non è uno stile grafico che comunque non è perfetto, sembra leggermente arretrato. Con L3 ruota. Sembra leggermente più fluido comunque della prova che avevo fatto sulla demo. Il che è buono perché comunque ci hanno lavorato. Posso andare lì a sinistra? Assolutamente sì, l'altra volta non c'ero andato. Sui puntini gialli otteniamo la possibilità di salire, quindi diciamo ci guidano un po' tipo Uncharted. Sì, diciamo che per me è una via di. Oh, non cade. È una via di mezzo assoluta fra un Souls e un gioco un po' più action base. Ricordavo se la luce gialla sui nemici significava che potevo attaccare io in maniera più vigorosa oppure era loro che attaccavano, loro attaccavano. Ho preso il danno, ma va bene così. Una cella di fusione. Fusion cell? 고에너지 압축 전지야.
덕분에 지구의 밤은 아직 어둡지 않지. 아, 인피니티 셀의 전세대 버전이. 나 젤라 인피니타, 젤라 인지 인피니타 안 들어와도. 지상에선 귀한 물건이니까. E lì è il nostro obiettivo, ovviamente questo tipo di giochi io li faccio molto esplorando e guardando tutto, devo andare avanti per forza. Poi taglierò delle parti che magari sono ridondanti o inutili. Attacchiamo ad aria. Ah, ma preso, ma grazie. E dovremmo esserci. E poi si arrivavano i nemici anche dalle rocce. Questo ci fa un po' capire che potrebbe essere successo qui, perché se da rocce diventano nemici. Cosa ho preso? Ok, sono tre attacchi. Facciamoci, rialziamo? Esplode poi? Qualsiasi cosa ci allontaniamo. Io mi ricordo che alla demo ero morto sempre in questa sezione. Qui vorrei non morire. Anche se non abbiamo tante fialette, però diciamo che c'è. A breve ci sarà anche un altro accampamento. Se non sbaglio qua c'era anche qualcuno. Abbiamo trovato un cadavere di qualcuno da. Non so se mi ha dato. Me l'ha dato salvato già. Ah no, era questo. Ottenevi i nuclei di beta. Anche qui questa è una meccanica, per esempio, simile a quella che è presente in Nier Automata. In Nier Automata era ancora più figa perché derivava da cosa facevano gli altri giocatori online. Cioè, se erano morti in determinati punti, tu trovavi i cadaveri di altri giocatori online che avevano giocato morti, e potevi prendere i loro chip e potevi poi integrarli, prendere anche i loro oggetti. Ed era molto carina come cosa, molto carina. Vediamo per esempio qua anche i capelli da ferma, tutti fluenti eccetera. Se tu la fai correre, prima si erano bloccati e si bloccano, l'effetto dei capelli smette di essere, cioè va in un'unica direzione, un po' si muove, però per esempio qui prima compenetrava tutto. Quindi graficamente diciamo hanno un po', come posso, abbellito, hanno un po' fatto in modo che l'aspetto complessivo fosse positivo, però poi a livello di qualità pura grafica non è chissà quanto. Ora qui poi si sblocca la scorciatoia, perché si blocca dall'altra parte. Me lo ricordavo, ma non me lo ricordavo. Cioè adesso che è successa me lo so. Come si muore? Così.
ho finito anche le fialette e non sono finiti i nemici. Alla demo avevo raggiunto un grande livello. In realtà ho parato. Niente, devo morire. Facciamola più attenta. Abbiamo un po' rischiato qui. Non c'è assolutamente niente. I bitcoin per la vita. E qui manca il codice. Non abbiamo il codice d'accesso. E non l'avevo trovato, mi sembra, nemmeno nella demo. Altri punti. Come se non c'era più niente. Ho paura a provare ad andare là dietro per vedere cosa c'è. Non credo ci sia qualcosa. Poi io capisco, per esempio, un'altra cosa stilistica che secondo me un pochino poteva essere fatta meglio. Credo di dover andare lì. È il fatto che ho pochissima vita. Sto lampeggio rosso fai che magari ho pochissima vita e mi riporta immediatamente a una vita base in cui non c'è il lampeggio, perché è un po' fastidioso. Sono passati decenni dalla comparsa dei Naitiba e dalla fuga degli umani sulla colonia. Dicono che l'unità aerea stia scendendo per salvare gli umani rimasti, ma non c'è alcun segno di loro. Non ce la facciamo più, non ce la faccio più. E qui ci ha dato un codice di accesso alla farmacia. Che non so se è quella di là. Se premo rapidamente cerchio, poi si muove anche come se volessi scattare. Non credo sia, non mi ricordo se era quella della farmacia di là. Se quella era una farmacia, quindi non mi ricordo. Lei, se non sbaglio, può tranquillamente proprio scendere, perché c'era la possibilità di fare qualcosa. Ma intanto andiamo di qua. Vorrei tanto recuperare un minimo di vita, proprio un pochino. Lucas guarda su nel cielo, sta accadendo qualcosa, mi chiedo cosa possa essere, non ho sentito suonare l'allarme dell'esplosione orbitale. Altri punti. Qua si può andare per quasi buttarci di sotto. Di qua direi che moriamo un pochino, però dall'altra parte c'era qualcosa, c'era qualcosa. Ah, forse bastava saltarci sopra lì. Stato un po' sciocchino. Vediamo se mi fa tornare indietro.
E qua abbiamo un accampamento, quindi in realtà un po' di vita la possiamo recuperare, perché altrimenti veramente ridotti malissimo. Non siamo ancora a 2 punti. Ovviamente ci riposiamo perché siamo veramente veramente cotti. Con 2 puntini di vita, bellissimi. Avanti. Qui abbiamo aperto tutto grazie al nostro nucleo. Tale questo? E anche questo è andato. Questa sembra la pubblicità di lo sciroppo per la gola. C'era una pubblicità in cui c'erano le statue che avevano lo sciroppo, che avevano il mal di gola e quindi dovevano prendere lo sciroppo. Vediamo cosa c'è di qua. Che il nostro obiettivo è di là. Poi noi andiamo a esplorare altri posti. Quella è la farmacia. Volevo. In realtà qui l'ho premuta, qui la telecamera si è fottuta. Premuto. 2 punti esperienza e la parata a impatto ce l'andiamo a prendere totalmente, visto che era quello che volevamo fare. Solo gli accampamenti posso, non ce l'andiamo a prendere. Sbagliato. La rete è stata distrutta. Sono completamente disconnesso dal collegamento dati della colonia. Non abbiamo alcun luogo in cui ritirarci. È colpa dei Naitibia? Naitiba? La colonia è al sicuro. Cos'è successo alla sfera madre? Ho perso traccia dello scorrere del tempo, dato che anche quello non si corregge automaticamente. Per il bene della mia sanità mentale devo tenere traccia del calendario, modificando forzatamente la mia scheda di memoria. Sono tipo robot in realtà. E apriamo. Avevamo il codice, che però non c'è, cioè, indizio che però ce lo dà così. Dovrebbe essere questo. E otteniamo un sacco di roba. Mi curo per forza, perché allora nemici cattivoni, e qui c'era lo scudo, però ma ho schivato, ma mi ha schivato laterale invece andando indietro. La prende. Il combattimento è difficilissimo. Questo lo prendo sempre. Vai giù anche tu, amico bello.
E qua c'era la mappa di questo posto. Adam, 이건 뭐지? 이런 것도 몰라? 지도잖아. 지도? 그럼 위치 동기화는 어떻게 하는 거지? Ovviamente mappe digitali, le abitudini da mappe digitali. Altra cosa è il fatto che loro si chiamino Adam e Eve. Cioè, anche basta, 5 milioni di giochi con questi nomi. Ci avrà sicuramente un riferimento anche qui. Il testo è cuori di plastica, ma so, personaggi della grecità. Ma ora mi aspetta un 2-3, 2-2-3, provo a fare di meglio. Hai detto che avresti ballato per chi sorride la rosa con me. So di averlo detto, ma potremmo andare un po' più piano? Con grazia ed eleganza, così come siamo nate. Tesorino mio, sono un dispositivo di hackeraggio. Il cyberspazio è il mio regno, non so ballare in questo modo. Giusto, giusto, sei pericolosa, adorabile e debole. Ho vinto. Presto ora, presto. Ah, posso leccare la spina? Dorata sfera madre, perdona la tua figlia peccatrice. Questa è una sorta di coso di romanzo young adult, ma di robot o di intelligenze artificiali comunque. Le casse sul muro sono dispositivi di archiviazione. E questa è una sventrata, però devo ricordare allora che pattern utilizzavo nella demo, perché a un certo punto lo diventava abbastanza bravino. O è diventato un po' più complesso. Ah,